Ciao ragazzi e benvenuti su Gastro Drums. Come molti di voi sanno già, non sono un super fruitore di doppio pedale, non sono uno di quegli super smanettoni che vanno a 1000 all'ora col doppio pedale, ma oggi voglio fare una prova e voglio spiegarvi un po' di cose utili per tutti quelli che utilizzano il doppio pedale. Per questo ho chiesto a strumentimusicali.net di mandarmi due tipologie diverse di doppio pedale per poter provare un doppio pedale più economico e un doppio pedale più costoso. C'è molta differenza tra questi due pedali, andiamo a vederli. Eccoci. Mentre scalto vi ricordo di iscrivervi al canale, di farmi sapere se voi utilizzate il doppio pedale, se non lo utilizzate, cosa fate, se siete solo dei pedalisti singoli. Cosa ho visto? Eh già, ho chiesto a strumentimusicali.net di mandarmi lui, lo vedete? Forse no, forse sì, non lo so, ma comunque il 9002 della DW, perché credo si dica DW, io ho sempre detto DV, ma in realtà mi sa che ovviamente si dice DW, ma non mi ricorderò di dirlo così, quindi dirò sempre DV, scusa DV se dico in questo modo. L'altro, sempre di casa DV appunto, è il 2002 e questo è un pedale che costa molto 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 meno, cioè praticamente costa un terzo del 9000, quindi voglio andare a vedere le differenze tra questi due pedali. Stavo cercando il cutter ma non lo trovavo, quindi la cosa è che questo vuole essere un tutorial in cui vi spiego un esercizio, anzi più esercizi molto fighi per migliorare col doppio pedale e soprattutto per migliorare con la nostra parte debole, col nostro piede debole, che è sempre un casino. Però voglio andare a vedere veramente qual è la differenza tra questi due pedali per poi fare un riassunto a fine video per capire se vale veramente la pena comprare un pedale che costa tanto e soprattutto capire se quel pedale che costa tanto ci dà veramente tanto in più rispetto a un pedale che costa un terzo. Anche perché a vederlo così mi sembra che sinceramente la fattura sia ottima, ma questo era già sicuro perché DV ovviamente fa dei prodotti pazzeschi, questo già lo si sa e non penso ci sia bisogno di ripeterlo. Quindi io direi che faccio partire la sigla, se riesco a staccare questa cosa qua, lo monto e poi andiamo a vedere un po' di cose di questo doppio pedale. Eccoci qua, come potete vedere dalle camere in basso, ho montato il mio doppio pedale, non ho ancora montato i battenti perché guardate che belli che sono questi battenti qua, sono veramente molto molto fighi, con questa plastica rossa che ovviamente darà un suono bello potente. Vado a montarli. Voglio spiegarvi un trucchetto che io ho sempre utilizzato col doppio pedale per riuscire a spostare il Charleston un pochettino più vicino, perché col doppio pedale c'è sempre il problema che il Charleston se ne va. Invece io ho sempre usato il doppio pedale a sinistra e il Charleston a destra. Questo è vero che ho questa parte che va a finire sul pedale del Charleston, però a parte se non voglio fare cose tipo splash eccetera, io il Charleston riesco a utilizzarlo tranquillamente. Quando voglio andare sul doppio pedale mi sposto sulla sinistra e ho il doppio pedale lì comodissimo. Charleston super vicino, doppio pedale a sinistra al posto che a destra, però alla fine è la stessa cosa. Gli esercizi che voglio farvi vedere oggi sono degli esercizi propedeutici, diciamo, per il doppio pedale, sono degli esercizi che ci servono per migliorare il piede destro e il piede sinistro, soprattutto il piede sinistro, e poi andarli a mettere insieme, non per far cose veloci tipo... queste robe qua, ma per farvi capire come utilizzare il piede destro e il piede sinistro. Quindi l'esercizio è questo qua, ve lo spiego, lo proverò con questo pedale e poi col 9000. Inventiamoci un groove qualsiasi, non troppo difficile per ora, e suoniamolo solo col piede destro. Adesso la stessa cosa, andiamo a farla solo col piede sinistro. E già qua qualche problema c'è, perché già sui doppi colpi farli di sinistra o farli di destra cambia totalmente. Quindi incominciate a fare queste cose. Prendetevi un groove qualsiasi, anche
Ovviamente tutto questo c'è nel PDF qui sotto, tranquilli. Dicevo, prendetevi un Google qualsiasi, andate a scriverlo magari, e poi fate questa cosa qua, il terzo step, è andare a suonare questo groove qua con il doppio pedale. E molti di voi mi diranno, sì, ma io riesco con un pedale singolo, perché devo andare a farlo col doppio pedale? Perché questa cosa qua ci abituerà a suonare alcuni colpi di destra, o comunque alcuni colpi col piede forte, alcuni colpi col piede debole. Quando siamo lenti, ovviamente possiamo farli tutti con un piede solo, ma quando aumentiamo la velocità ci servirà riuscire a splittare questi colpi, cioè a smezzare i colpi tra un piede e l'altro. Prendiamo ad esempio il primo, che non mi ricordo più che groove sia. Mi sembra fosse questo. Adesso, se prendiamo la griglia di tutti i sedicesimi, andremo a suonare con il nostro piede forte, cioè nel mio caso il destro, tutti i colpi in battere, quindi i colpi sul primo e sul terzo sedicesimo, mentre col sinistro tutti i colpi in levare, quindi sul secondo e sul quarto sedicesimo. Prima ho fatto terzo, così, ma vabbè, terzo. Io avrò il primo colpo sul primo sedicesimo in battere, quindi andrà di destra. Pum, pupa, quel pupa prima del rullante sarà sul quarto sedicesimo, quindi andrò a farlo di sinistra. Poi, subito dopo il rullante, avrò un altro colpo che sarà sul secondo sedicesimo, quindi di nuovo di sinistra. E poi tun, tupatun, tutun. Quel tutun, quel doppio colpo, sarà uno sul quarto sedicesimo e uno sul primo sedicesimo. Quindi dovrò andare a fare uno di sinistra e uno di destra. In questo modo qua, quindi proviamo a fare tutti e tre gli step, destro, sinistro, insieme. Come vedete, non è per niente semplice, e questa cosa ci dà un controllo pazzesco. Potete farlo volendo anche col Charleston, se non avete il doppio pedale, vengono dei groove molto particolari. Provate a fare questo esercizio qua anche se siete magari super doppio pedalisti che andate velocissimo e fate così, che io non sono capace, non lo faccio. Provate a fare questo esercizio qua, perché potreste avere problemi di controllo, e quindi con questo esercizio qua li risolverete alla grande, e soprattutto poi i vostri andranno ancora più veloci. Devo dire che questo pedale qua che ho preso, messo lì, non gli ho cambiato molle, eccetera, tensioni, cose, è una bomba. Più che altro risponde molto bene. Quindi adesso voglio andare a vedere quello che costa tanto di più, cosa mi dà in più. Quindi questo è il DV2000 doppio pedale, quindi 2002, mentre questo invece è il DV9000. Ovviamente sempre 9002, perché stiamo parlando di un doppio pedale. Allora, devo ammettere che quando ho aperto il doppio pedale e l'ho montato, ho detto, ah, è sicuramente uno dei migliori pedali che ci siano in circolazione. Questo è sicuro. Il DV9000 è famosissimo come pedale, perché sotto i piedi è qualcosa di sensazionale, cioè è veramente super morbido. Anche questo ho deciso di utilizzarlo com'è, per vedere veramente com'è quando esce fuori dalla fabbrica, arriva al batterista e lo prova. È un pedale leggerissimo, veramente molto potente. Anche proprio la fattura del pedale è una figata pazzesca. Doppia catena, ovviamente, quello di prima invece era catena singola. I battenti sono questa volta con il feltro e non con la plastica, però devo dire che come scioglievolezza del colpo sembra di stare in aria quando utilizzi questo doppio pedale, e quindi anche semplicemente a fare una cosa semplice come questa,
Proprio sembra di non avere neanche il pedale sotto i piedi. È veramente una bomba. E quindi la differenza di prestazioni c'è, anche se comunque devo ammettere che il DV2002 ve lo straconsiglio, perché è comunque un pedale super 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 figo, me lo sono sentito molto bene. Vi do ancora un esercizio con dei tripli colpi, sempre con la modalità di prima. Andiamolo a fare con la sinistra, o almeno proviamoci. E poi? Vedete che già questo groove fatto a questa velocità è difficile da fare con un piede anche col destro. Cioè, non è così semplice, mentre così... è molto più semplice. Quindi, come potete vedere, questo esercizio è super 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 utile. Il fatto di fare alcuni colpi di destra, alcuni colpi di sinistra, è proprio come le mani. Quando le mani dicevamo primo colpo del sedicesimo bisogna farlo di destra, il secondo di sinistra, qua è la stessa cosa, l'idea è la stessa. Abituiamoci a farlo in questo modo. Così saremo sicuri di non sbagliare, di non rischiare di incasinarci con la diteggiatura, in questo caso dei piedi, ma saremo sempre super 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 sul pezzo. E soprattutto, quando vi abituerete a farlo in questo modo, non dovrete neanche più pensarci prima se è destra o sinistra, ma vi verrà direttamente in mente mentre lo suonate. Quindi ragazzi, io con questo video la finisco qua, spero che questo tutorial e recensione insieme, mentre vi ho spiegato l'esercizio, vi ho anche spiegato un po' di questi doppi pedali, voglio ringraziare tantissimo, veramente tantissimo, strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di provare questi doppi pedali e soprattutto per avermi dato la possibilità di capire veramente qual è la differenza tra un doppio pedale più economico e un doppio pedale meno economico, vediamola così. Devo ammettere che ovviamente la differenza c'è una differenza anche grande come sensazione, come suono, come tutto, ma devo dire che comunque mi sono trovato veramente veramente molto 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 bene con questo doppio pedale. Questo 2000 della DV 2002 è veramente ottimo e più che altro veramente è molto prestante, sia per andare in velocità sia proprio come controllo. Ti sembra di avere proprio con questi pedali veramente il controllo di quello che stai facendo. Io, come ho detto all'inizio del video, non sono un doppio pedalista, non uso spesso il doppio pedale, ma con questi qua mi sono trovato bene subito, come se fossi subito a casa. Quindi ve li consiglio assolutamente. Se avete un budget più alto da spendere, non ci sono dubbi, andate sul 9000, ma se volete un doppio pedale super prestante, ottimo, che vi porterete per un sacco di anni, 2002 funziona veramente benissimo. C'è anche la fascia media, diciamo, che vi lascio qui sotto in descrizione, che è il 5000. Quello lì è un po' la fascia intermedia tra i due. Quindi, se il vostro budget è alto, ma non è alto da 9000, allora sapete che il 5000 è un'altra tipologia di doppio pedale che sta appunto in mezzo a questi due qua, e quindi è una bomba anche quel doppio pedale lì. Non so quante volte ho detto è una bomba, è una figata eccetera, ma sono preso benissimo veramente con questi doppi pedali. Vorrei mettermi subito a studiare di nuovo il doppio pedale, ma non lo farò perché dovrò montare questo video, e quindi io vado adesso. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, ma la cosa importante qua è che qui sotto in descrizione c'è l'articolo. Stavolta è veramente importante, leggete l'articolo, perché oggi vi ho spiegato un po' di cose su questo doppio pedale, ma non sono stato a rompervi sulla molla, la vite, le cose di qua di là per tediarvi e rompervi le scatole. Quindi tutte queste cose noiose, tra virgolette, e più tecniche, ve le lascio nell'articolo, trovate il link qui sotto in descrizione.
Per il resto, ancora grazie mille a strumentimusicali.net per avermi mandato questi prodotti fighissimi come al solito, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!